Una recente direttiva comunitaria recepita con un decreto legislativo in Italia ha creato seri problemi alla nostra già debole agricoltura. Pone dei problemi per ciò che riguarda lo smaltimento, i residui vegetali, che soprattutto nelle nostre zone ricche di terrazze, quindi con lo scorrere delle montagne, delle colline fino al mare, ha anche fatto pensare a tanta gente che amava l'agricoltura di addirittura abbandonare l'agricoltura perché non riuscirebbe a gestire questa nuova direttiva. Siamo con Vincenzo Amato, l'avvocato Vincenzo Amato, che ha avuto la geniale idea di intervenire e con qualcosa di straordinario, che poi a Giosa Marea specialmente si è creato qualcosa, un movimento incredibile, mai successo nella storia di Giosa Marea, avere ben 2000 al momento, ma con tendenza a rialzo, firme di condivisione per una petizione che ora lui stesso ci spiegherà nei dettagli. Allora, come diceva Marcello, questa direttiva comunitaria del 2008, che è stata recepita in Italia con un decreto legislativo del dicembre del 2010, prevede sostanzialmente che tutti i residui agricoli, quindi per intenderci l'erba che rimane dopo che si sfalcia, i rami delle rimonde, i tralci delle viti, i ricci delle castagne e quant'altro, praticamente se non vengono utilizzati nel ciclo produttivo dell'attività agricola, praticamente vengono considerati dei rifiuti e quindi devono essere trattati come tale. Siccome la combustione solitamente non viene considerata attività agricola, quindi non si possono più bruciare nelle campagne, ma a questo punto dovrebbero essere raccolti dagli agricoltori, dai contadini ed essere conferiti nei centri di raccolta che praticamente da noi non ci sono, il più vicino è in provincia di Enna. Quindi con tutto quello che ne consegue possiamo immaginare, sostanzialmente un aggravio di costi, una difficoltà di poter ottemperare a questa disposizione che sostanzialmente ha creato un moto di ribellione, possiamo dire di disapprovazione totale da parte degli agricoltori. Infatti se noi pensiamo che soprattutto nelle nostre zone, Tiraino, Gioiosa, Patti, c'è questa caratteristica dell'eccessivo frazionamento delle proprietà contadine, che sono tutti degli appezzamenti più che altro per uso familiare, per la conduzione diretta, per ricavare quelle piccole cose che servono per la famiglia. E quindi sostanzialmente questi agricoltori che ancora si ostinano a curare le campagne, che ancora bene o male garantiscono la manutenzione del territorio, e questo è molto importante, si trovano a doversi confrontare con una nuova realtà che sostanzialmente, secondo me, avrà l'effetto di indurre molti ad abbandonare le campagne, perché, dimenticavo di dire, chi non ottempera a questa disposizione rischia delle pesantissime sanzioni penali. C'è previsto addirittura l'arresto da 3 mesi a 3 anni per le situazioni più gravi, e comunque un'ammenda che parte minimo da 2.600 euro ed arriva a 26.000 euro, e comunque è un procedimento penale, quindi denuncia al tribunale, nomine di avvocati, con tutto quello che ne consegue, che sicuramente scoraggerà moltissime persone se questa situazione non si risolve dall'andare avanti. Allora, andiamo nel dettaglio, così facciamo capire. Quindi, noi abbiamo, ci sono alberi, questo è per ora il periodo di, ci sono le olive da raccogliere, poi alla fine bisognerà smaltire il materiale. Un esempio molto pratico che tutti quelli capiranno, quelli o bene o male che hanno dimestichezza. Questo è il periodo delle castagne, per esempio, in cui le castagne, dopo una volta che viene raccolto il frutto, rimangono i ricci. Questa è una tradizione millenaria, storica, alla fine, a fine raccolta, questi ricci vengono raccolti e bruciati, diciamo, nelle zone di produzione. Con questo nuovo sistema, questo non si potrebbe più fare, quindi dovrebbero le persone raccogliersi i ricci, metterli negli appositi contenitori e portarli ad un centro di conferimento. E come minimo, per esempio, da qui per portarli fino a Enna gli costerà 700, 800, 1.000 euro, e quindi lascio immaginare chi dei nostri agricoltori si sobbarcherà un onere del genere. Tenuto anche conto che noi attualmente in Sicilia, tra l'altro, c'è questa assurdità che non è stata sottolineata, perché comunque ci siamo in emergenza rifiuti, quindi c'è un decreto del Presidente del Consiglio che praticamente ha introdotto le disposizioni più gravi previste per la Campania. Quindi infatti non sono notizie di questi giorni, tutte le persone che hanno arrestato qualche volta hanno portato uno sterro materiale, eccetera. Quindi il rifiuto deve essere trattato esclusivamente con i mezzi autorizzati, per cui cioè, non è sufficiente che uno con il proprio mezzo si carichi questo prodotto e lo porti al centro di conferimento, dovrebbe rivolgersi a un'impresa autorizzata allo smaltimento. Quindi lasci immaginare le complicazioni e i problemi che questa situazione verrebbe a creare. Ti interrompo, scusa, fammi capire, da profano, praticamente allora le pizzerie stesse, cioè anche le pizzerie teoricamente.
questo è un buco nero, perché se passa il principio che non si può più procedere alla combustione della legna, cioè il fatto che si brucia all'aperto, che si brucia in un forno della stufa, non cambia nulla. Quindi ad un'interpretazione particolarmente zelante della Roma potrebbe arrivare a questa conclusione assurda, che anche il caminetto da casa, anche la stufetta a legna, anche il forno e la pizzeria sarebbe fuori legge praticamente, perché sostanzialmente se è un rifiuto speciale, quindi sostanzialmente deve essere trattato come tale, non c'è differenza alcuna fra quando lo si brucia in campagna sotto l'albero, quando lo si brucia all'interno di una, cioè, mi pare questo è un fatto logico ed evidente, che dico, non penso che si arriverà a questo tipo di applicazione, però è il paradosso praticamente che scaturisce da questa norma, che sostanzialmente, come abbiamo detto anche nella petizione, in tutti i comunicati che abbiamo fatto, sembra fatta da persone che non hanno assolutamente idea degli effetti che avrebbe avuto poi soprattutto in determinati territori come il nostro, quindi c'è, cioè, che segnala sostanzialmente la grande distanza che c'è spesso, e questa è una conferma, fra il palazzo e le realtà vere della gente, perché sostanzialmente quando fanno le direttive europee giustamente hanno magari come scenario le grandi estensioni pianeggianti della Germania, dell'Olanda, la pianura padana eccetera, però non si pongono il problema magari delle realtà rurali tipo la nostra in provincia di Messina, che è praticamente caratterizzata da terreni impervi, scarsamente accessibili eccetera eccetera, che hanno esigenze e caratteristiche molto diverse, quindi andrebbero trattate con meccanismi e con regolamentazioni diverse. Infatti era giusto, come era prima, che era una vicenda che veniva disciplinata a livello amministrativo, che ogni comune, per quanto riguarda l'accensione dei fuochi, cioè disciplinava il proprio territorio, cioè in base alle esigenze, secondo praticamente quelle che erano le peculiarità e le particolari caratteristiche di quel territorio. Ed è quella a cui si vuole tornare in un certo senso. Che infatti con questa petizione noi in prima battuta si chiede sostanzialmente di procedere all'abrogazione in toto della legge, però in seconda battuta si chiede un intervento, e su questo c'è il margine, infatti mi dicevano che l'ufficio legislativo e legale della regione ci sta studiando, di introdurre delle norme regolamentari praticamente, soprattutto delle deroghe per quanto riguarda i comuni montani, le piccole realtà e quant'altro, in cui sostanzialmente si dica che questa pratica è talmente connaturata con l'attività e risalente nel tempo che costituisce una pratica agricola, e quindi che sostanzialmente porterebbe chi adotta questo sistema, diciamo, ad essere fuori dalla previsione sanzionatoria della norma. Dico, che tu abbia toccato un nervo scoperto, questo è chiaro, perché delibere di giunta, consigli comunali, abbiamo visto le condivisioni su Facebook oltre 300, abbiamo anche battuto il record con il sito, più la pagina Facebook creata a più di 1000 aderenti, ma la realtà quindi non è solamente Nebro Idea, per estensione toccherebbe anche tutte quelle zone italiane che, diciamo, hanno gli Appennini che poi arrivano sul mare. Sì, infatti da quello che vedo hanno gli problemi simili in Calabria, in Campania, nell'Appennino Toscemiliano, anche nelle zone, in alcune zone montane del nord Italia, quindi solo che lì sostanzialmente, essendoci dei servizi molto più efficienti, nel senso che nel momento in cui magari scatta il divieto, il comune, ci sono, diciamo, gli ATO che funzionano bene, i servizi di raccolta, quindi sostanzialmente non è un... crea il disagio, però bene o male c'è l'alternativa immediata da cui poter attingere sostanzialmente, mentre da noi appunto c'è questo problema ulteriore, diciamo, oltre appunto alla caratteristica di terreno, anche all'impossibilità di poter eventualmente ottemperare a questa legge perché non si è in condizione di poterlo fare. Cioè, tornando al discorso della diffusione, del successo di questi... Sì, ti interrompo, quindi i comuni praticamente hanno letteralmente ripreso la tua petizione e ne hanno fatto poi... Volevo arrivare a questo. Praticamente questa petizione è nata, l'idea mi è nata sostanzialmente, essendomi occupato anche a livello professionale, nel momento in cui ho visto le storture che ne scaturivano, che ne discendevano, cioè, notando che non se ne parlava tanto in giro, cioè, infatti mi ha sorpreso un po' questa cosa. Beh, quindi ho avuto l'idea, comunque, siccome anche parlando con le persone è una questione che sostanzialmente interessa tutti, quindi di grande interesse sociale, ho lanciato questa iniziativa, e devo dire che diciamo, è andata al di là di ogni più rosea, ogni più rosea aspettativa, cioè che si è proprio allargata a macchia d'olio, cioè che sostanzialmente si può dire quasi che viva di vita propria, infatti in moltissimi comuni anche lontani, da Santa Lucia del Mela, alcuni comuni della fascia ionica tipo Limina, Roccafiorita, mi hanno contattato alcune persone anche di Randazzo, si sono attivati in ogni territorio, si è organizzato e stanno raccogliendo le firme, stanno praticamente portando gli ordini del giorno in consiglio comunale a sostegno di questa petizione, e quindi per chiedere la modifica
di questa norma, quindi sostanzialmente ha avuto una diffusione di massa che effettivamente dimostra che è una problematica che interessa, si può dire, quasi il 100% della popolazione. Cioè, per quello che abbiamo qui in questa zona dei Nebrodi, cioè, questo si può affermare con ragionevole certezza, perché sappiamo tutti che qui chiunque ha il piccolo appezzamento di terreno, chiunque ha la campagna, e quindi sa perfettamente come funziona e i problemi che crea. Poi ha avuto una grandissima forza anche la rete, come tu facevi cenno prima. Infatti c'è il gruppo su Facebook che ha raggiunto i 1000 aderenti, dicevi che sul sito vostro Gioiosani c'è stata una condivisione di oltre 300 persone, quindi questo secondo me in provincia di Messina credo che forse sia uno dei pochi casi in cui la rete abbia contribuito in maniera così determinante ad una mobilitazione di massa, e questa appunto è la conferma del grande interesse e della straordinaria, diciamo, forza di penetrazione che ha quando si vanno a toccare delle questioni sostanzialmente che interessano le persone. Quindi questo smentisce anche tanti luoghi comuni secondo cui le persone magari non si interessano, non si mobilitano, però quando invece si parla di questioni concrete che toccano da vicino, si affrontano problemi seri, cioè le persone sono disponibili a mobilitarsi. Qui per esempio lo posso dire, a me è successo che molte persone mi chiedevano i fogli, ci sono messi a fare i volontari in campagna porta a porta a raccogliere le firme, e c'è una situazione che obiettivamente a me, mi sono sempre occupato di petizioni, di altre cose, in altre vicende, cioè non mi era mai successo, anzi spesso c'è la difficoltà a far firmare le persone, c'è il sospetto, ma che serve? Invece in questo caso no, c'è tipo che sostanzialmente si aspettava il momento per poter manifestare queste indignazioni. Infatti, parlando in giro, sicuramente l'avrai sentita anche tu, cioè, quello che si dice non è riferibile, quantomeno su questa legge, su chi l'ha fatta. Il minimo che si può dire è che quantomeno è una disposizione del cervello, che c'è una riprovazione sociale praticamente unanime. Non ho trovato nessuno che è disponibile a difenderla, dicendo che sostanzialmente è una cosa assurda, che è una cosa che non ha né capo né coda e che c'è giusto lottare perché venga modificata. Io mi sono fermato poco fa in un negozio, ovviamente non faccio il nome, ma lì c'erano 10 di questi fogli che già pieni ti aspettavano, quindi siamo a 2000, ma con tendenza, dicevamo, a rialzo. E poi il fatto che c'è questo, cioè si sostanzia la rete, quello che ha fatto la rete, Facebook e gli altri, con il fatto che c'è proprio la gente che è direttamente andata a firmare. E se tieni conto che siamo in campagna oramai elettorale a Gioiosa Maria, questa non è domanda politicamente scorretta, ti rendi conto che qua raccogliere in questo periodo 2500 firme, qualcosa del genere, già è un dato. No, non ero semplicemente una riflessione che volevo condividere con te. Devo rispondere a questa domanda. C'entra con i fuochi. Con i fuochi c'entra, perché appunto è mobilitazione, appunto siccome siamo in un periodo particolare, cioè il fatto che la gente si incomincia vuol dire che la gente vuole partecipare. Questa è partecipazione diretta, che è la forma più alta, no, di partecipazione. Sicuramente questo praticamente è un modo di, cioè nel senso che nel momento in cui tu lanci un'iniziativa le persone la fanno proprio, cioè addirittura si mobilitano e la fanno diventare come un fatto personale, cioè il massimo che ci può essere come partecipazione. Quindi in effetti, cioè questo è un molto positivo, potrebbe essere anche un esempio per tante altre iniziative che si possono intraprendere, di qua a prescindere dalle vicende elettorali che hanno altre dinamiche, altre situazioni sulle quali ancora è presto commentare e parlare. È giusto, webmaster, avremo ancora tempo per parlare di questo. Noi ti ringraziamo e credo che tu abbia fatto un'opera veramente utile alla comunità. Grazie ancora.